Secondo me potete fare le prime 500 miglia a Mach.6 e le ultime 180 a Mach.9 dopo l'ultimo rifornimento. Triangolato i venti? Sì, ecco, è tutto qui. Milo, quando torno tu e io ci mettiamo in affari. Quando sei in duello, devi sempre tenerti angolato. Attacca il nemico di lato, da sopra, da dietro. Se ti arrivano diretti così, allora è meglio... catapultarti a quel dio e cominciare a nuotare sul dorso. Sorveglia la velocità quando la torre t'autorizza il finale. Sta attento, devi assolutamente cambiare voce o capiranno che sei un moccioso. Fammi un po' sentire. Qui, Bluebird. No, così. No, falla più grossa, le basse nella voce, tipo origano. Ancora, fa sentire. Forse. Qui è Bluebird, ma che bella coda che hai. Ok, ora Doug sposta quella torre di controllo di circa 10 gradi a nord. Questa. No, quella è una raffineria di petrolio. Questa? No, quella è la prigione dove tengono tuo padre. Allora questa? No, lì ci sono i miei avanzi, togli di lì. Ma non ne azzecchi una oggi, ma che? Sei innamorato? La torre di controllo è qua giù. 10 gradi a nord. Oh, adesso mi pare che tutto è... E smetti di ridere tu. Sorridete, prego. Cheese! Signori e signore, è il momento del controllo finale per l'operazione di domani e spero che tutti siano pronti. Lattimore. Sì, signore. Situazione F-16. Due F-16B parcheggiati presso la pista nord come da richiesta, signore. Carburante? Pieno completo, serbatoi interni più i due ausiliari. Armamento? Come da richiesta e verificato de visu. Grazie. Signor Besen? Sì, signore. Piani di volo a posto? Sì, signore, pienamente autorizzati. Rifornimento? Come da richiesta, ho qui una lista dei tempi e della rotta, tutto verificato. Luogo di detenzione? Alle 15 di oggi il colonnello Masters era ancora detenuto a Billyhead nello stesso luogo. Non risultano mutamenti nei piani del nemico. Grazie. Voglio congratularmi con tutti per l'ottimo lavoro. Avete concluso molto in breve tempo. Ho sempre detto che una persona non dovrebbe essere giudicata dalla sua esperienza, ma dal suo rendimento, e il vostro è stato esemplare. Vorrei stringere la mano a tutti. Mai avuto uno staff migliore di voi. Mai! Va a casa da mamma e dille che sono con Reggie e Tony. Da ora a dopodomani le affido a te. Ok, ma non per più di due giorni. Te lo prometto. Dai, cammina. Sentite, senza di voi io non saprei... Lo sappiamo. Aquile. Sì. Lista disponibilità degli armamenti. Sono entrato nell'ordine di idee che ci darà un'ulteriore sicurezza. Ora io sono troppo carico. Perciò la dovrai portare tu. Sì, ma cosa? La bomba AIDS. Quanto può impiegare Milo? Oh, può riarmare in 3 ore. Che farò io con la bomba AIDS? Ok, prima di atterrare... Voglio che ne lanci una proprio qui. Vedi? Ci sono punti a favore e punti a sfavore. Sarebbero? A favore c'è che non riusciranno a vederti o a toccarti per 5 minuti, ma a sfavore c'è che non li vedrai nemmeno tu. Ora ascoltami. Quando questo andrà a fuoco, se non sarai già in alto, sarai un uomo morto. Ok? Sì. Ok. Ora voglio che tu vada nella mia baracca. Dormi un po'. Io ho un po' da fare qui e non ti voglio intorno. Chappie,
Devo vedere mia madre e devo chiamare Katie. E allora che dirai? Non lo so, io... Non lo so neanch'io. Certo, non puoi dire la verità. Senti, lo sai che si fa? Dirò a Origano di parlare con tutte e due dopo che ce ne siamo andati, ok? Hai bisogno di dormire, subito. Soltanto una recluta volerebbe stanco. Vai. Sì, signore. Siamo pronti. Non mi sembra tipo da tornare sulle sue decisioni. E non saremo certo noi a tornarci. L'esecuzione è ormai un fatto certo. Ma io non ti avevo detto di dormire. Mi sto rilassando un po'. Sto guardando un po' di TV. E poi per questo non mi serve di dormire. Che cosa ne sai di che serve per questo? Ho detto che sono pronto. Sei pronto anche tu, vero Chap? Tu credi che sarà molto facile, non è vero? No, non penso affatto che sarà facile. Penso soltanto che sono pronto. Ragazzo, tu non hai capito proprio niente. Tieni. Aprilo. Avanti, aprilo. Chi sono questi? Un branco di ragazzi che si sentivano pronti come te. Piloti? Tutti quanti. Sembrano sui 22, 23 anni. Infatti, tutti quanti. Allora non capisco perché ti preoccupi tanto. In che cosa sono diversi da me? Perché sono morti! Tutti quanti. Io ci sto sveglio la notte. Penso alle loro morti così brutali e istantanee. Sbriciolati e caduti nell'oceano, sbriciolati e caduti al suolo. Sbriciolati e bruciati, ridotti quasi a niente nell'aria. E tutti quanti si erano sentiti pronti. Quando tutto fu finito, giurai che non avrei mai più partecipato a stragi di innocenti. Perciò ho messo tanto a decidere di aiutarti. Ora... sembra che siamo tutte e due intrappolate in qualcosa che... che potrebbe ucciderci. Lo so questo, Chappi. E quei ragazzi? Io non so più come la pensi, ma anche loro sapevano. Forse non erano pronti a morire, ma chi diavolo è mai pronto a morire? Non mi hai trascinato tu. Venni io da te, ricordi? Io so ciò che si rischia. E so che sono pronto a tentare con te. Per te non sarò così pronto, ma sono orgoglioso. Ora basta con queste fesserie, qui ho da lavorare. Dove hai messo il registratore? È là dentro, in quella sacca. Ehi, un momento. Dove credi di andare? Volevo guardare quello che facevi. Perché non guardi che fa il mio guanciale? Lo show completo te lo vedrai domani, d'accordo, ragazzo, eh? Ah, un momento. Quasi scordavo. Le mie prime ali te le voglio prestare. Le riporterò. Sarà meglio. Ora a letto, eh? Sì, signore, signor colonnello.
Questo nastro è come una di quelle scatole di vetro che devi infrangere quando c'è un incendio. Devi ascoltarlo solo in caso di emergenza. Se va tutto liscio, ok. Se qualcosa va storto, può aiutarti a uscirne. Non ti ho mai detto che cosa provavo per te. Ho sempre avuto il problema di parlare dei miei sentimenti, ma ora voglio dirti che hai più coraggio di chiunque ho mai conosciuto. E dovrai usarlo fino all'ultima briciola, se vuoi spuntarla in questa cosa. E voglio che tu sappia che sono orgoglioso di essere stato al tuo fianco. E qualsiasi cosa accada, ricorda, hai tentato. E questo niente e nessuno può togliertelo.